Si parte con un nuovo match, si parte con Trap Love contro Machinette, si continua questa domenica sbordoniana, ricordiamo, dopo la pausa del Napoli, le prime tre partite prima del Napoli, già c'è stato il turno delle 8 che ha giocato, qui su questo campo il Madrink ha perso 6-0 contro i Godenzonen, in campo adesso come avevo detto Trap Love Football e Machinette, che adesso ne ha legge anche le formazioni, una volta che faccio la squadra di Machinette, quindi cognomi che conosceremo piano piano durante la partita. Salena Day, pallone dietro per Mungelli, servito è di Manzo, allora Fuca a porta per i Trap Love, mentre Manzo prova a pennellare verso Demena, palla lunga, ci sono Mungelli, Naddei e Rossi a difesa, Manzo, Balzano e De Simone a centrocampo, Demena davanti, lancio lungo di testa Mungelli, pallone messo giù da Pirone, prova a girarsi con un numero, ce la fa, palla dentro, resta lì Mungelli, deve subito salvare con un buon intervento, pallone per De Simone, occhio che resta lì, dribbling, poi Pirone, palla fuori, Manzo prova il tiro ribattuto, riparte ancora però il Trap Love, c'è fallo. Proviamo a leggere la formazione dei Machinette con Uva a porta, poi ci dovrebbe essere Trocchia, Chalot e il terzino destro me lo sono scordato, poi centrocampo Fuggioni e Pirone davanti la punta, adesso vediamo subito. Parte il destro di Balzano, palla deviata, occhio al cross in mezzo con le mani, poi ancora Balzano, palla che esce. Salgono Machinette con il Trap Love Football che, diciamo, rispetto alla scorsa settimana dove hanno perso contro i Belli de Nonno, possiamo già notare un diverso atteggiamento in mezzo al campo, squadra un po' più bassa che aspetta un po' di più il proprio avversario, con Manzo che viene a fare il gioco a centrocampo, la punta è Demena, quindi un cambiamento sicuramente a livello di atteggiamento già l'abbiamo notato. Rossi, Balzano se la porta fuori, allora abbiamo Rossi, abbiamo Morabile qui con numero 2 che batte subito questa rimessa, tacco non riuscito, e allora palla sul fondo e poi davanti a lui c'è Marenghi. Mungelli esce altissimo, non chiude però, non recupera la palla, allora Morabile che si inciampa un po' sul pallone, poi c'è fallo. Pronto ad andare Manzo con il destro, è un lob che si abbassa, esce Uva, fa su il pallone, comunque abbiamo anche il nome dell'attaccante che ci mancava per Machinette, cioè Caiazzo con il numero 10 davanti. Trocchia, pallone recuperato da Naddei, la rimessa è sua. Occhio, Caiazzo proprio lui col destro, l'ha toccata Mungelli. Rimessa. Rimessa, anzi no, angolo, non rimessa dal fondo, ovviamente l'ha toccata Mungelli. Va Fuggioni con il sinistro a battere, in mezzo all'aria ci sono 2, 4, 6, 8, 9, 10 giocatori. Pallone sul primo palo, allontanato, Manzo non ci arriva, poi sì, alla fine arriva Marenghi, finta, rientra sul destro, anzi sul sinistro, ma non ci riesce, Pirone la perde, perde il contrasto palla corpo contro corpo, alla fine però la rimessa è sua. Morabile, pallone dietro, direttamente da Uva, passa il possesso palla dei Machinette. Occhio all'errore qui di Trocchia, quindi riparte con le mani la Trap Love, Naddei, De Simone chiuso, ancora rimessa, questa volta va Naddei con le mani, lungo, di testa la tocca Balzano, poi un rinvio che arriva direttamente alle parti di Puca, rimessa dal fondo. Mungelli,
Manzo. Pallone così e così di Rossi. Arriva Pirone che poi viene chiuso da un buon recupero di Simone. Manzo, la palla che resta lì. È il miracolo di Puca sul destro di Puggioni. Calcio d'angolo, pallone che arriva. Manzo allontana così e così. Alla fine De Simone deve uscire. Palla al piede, se la porta fuori, anzi no, subisce fallo. Calcio e punizione per il Traplov che batte subito. Manzo, c'è un po' di spazio. Scivolata, intervento di Chalot che poi però non la riconquista definitivamente. Alla fine Pirone può ripartire. Caiazzo interviene, supera Naddei, poi Naddei con grinta quasi recupera il pallone perché arriva la Trocchia che riparte per la macchinette con il terzino che arriva fino in fondo. Palla che resta lì, Caiazzo in mezzo e c'è l'autogol di Balzano. 1-0. Manzo sulla barriera, si riparte dunque, risultato di 1-0 sbloccato dall'autogol sfortunato di Balzano che ha deviato questo pallone, questo cross nella sua porta. Mongelli di fisico sposta Caiazzo, si gioca. De Simone, finta, sì. Purtroppo perde il pallone per lui inciampando sul pallone, mentre non era una finta. Pallone lungo, Pirone controlla. Viene chiuso da Balzano, poi tunnel, la toccata, forse sì, Caiazzo, quindi l'ha rimessa su, è di Balzano. Rossi, torna da Mongelli. Pallone centrale per Naddei che allarga poi per De Simone. Palla dentro, ottima chiusura di De Pascale. Questo pallone arriva a Manzo, c'è gamba alta. Parte Manzo, il pallone toccato da De Simone per lui, poi la palla si alza troppo. Uva, Marenghi. Accelera Marenghi, pallone per Caiazzo, ancora Marenghi, palla recuperata da Mongelli. Manzo 1-2 con De Mena, palla dentro, chiusura di Chalot. Angolo va sempre di Manzo con il destro teso, palla che resta lì, è di Uva senza problemi, va poi a rilancio lungo. Marenghi contro Mongelli. Palla centrale ottima per Puggioni che può andare da Caiazzo che era tutto solo. Ha provato la sponda di prima. Poteva anche andare da solo. Intanto Naddei in difficoltà proprio contro Caiazzo, se la cava e tocca per Mongelli. Rossi. Naddei. Sale lui. Pallone per Manzo. Non passa, la perde, allora occhio a Marenghi, a spazio, palla allargata per Pirone, uno contro uno, dietro per Caiazzo, Caiazzo col destro, Puca ci mette il piede e poi arriva Puggioni ancora che alimenta ancora l'azione d'attacco dei macchinette che adesso però si spegne in fallo laterale. Trocchia con le mani dietro per De Pascale, allarga per Chalot. Palla sul lungo linea, gran chiusura di Mongelli che con l'esterno lancia De Mena. Prova ad andare lui, De Pascale in scivolata, duro ma sul pallone, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, De Simone pronto a battere con il destro, a rientrare. Arriva il cross sul secondo palo, Mongelli non può arrivarci. Trocchia, finta, prova a passare. Palla centrale per Puggioni, un po' rischiosa. Puggioni se la cava, protegge e torna indietro da Chalot. C'è Marenghi sulla sua laterale. Chalot porta palla. Ancora lui. Si allarga un po'. Poi tocca per Marenghi che non controlla bene. Mongelli alla fine protegge palla, ma la palla è di Marenghi. Calcio d'angolo. Parte Marenghi. Questa traiettoria invece sarà da uscire. Palla bassa tesa. Calcio, anche, anzi rimessa laterale ancora per macchinette con Chalot.
Ma lui con le mani in aria. Mongelli spinto. Naddei allarga per De Simone. Palla intercettata da Trocchia, che però deve concedere una rimessa con le mani. Naddei. Pallone per Balzano. Trova ancora De Simone. Un rimpallo favorisce Pirone. La palla non è uscita. Pirone contro Mongelli. Pirone lo supera. Pallone allargata. Marenghi. Marenghi. Destro. Puca. Che intervento. E poi Naddei deve liberare. Lo fa lanciando Manzo, che dall'altra parte può arrivare sul pallone. È uscito. De Pascale. Cerca e trova Scialò, che allarga per Morabile. Tacco ancora per Scialò. Va da De Pascale. Centrale per Puggioni. Sale la macchinetta. Trocchia prova a passare. Non c'è fallo. Occhio a Puggioni, si intromette. Puggioni. Deviazione. Calcio d'angolo. Rimessa. Scopriremo tra pochissimo il calcio d'angolo. Calcio d'angolo va Marenghi. Tocca dietro. Morabile alto. Naddei. Manzo. Allarga per Rossi, che sale. Mongelli. Balzano. Manzo. Pallone dall'altra parte, troppo alto. Puggioni può salire in mezzo al campo, ha tanto spazio, adesso si fa contro di lui Manzo, che lo costringe a allargare su Trocchia. Pallone centrale interessante per Marenghi, che può stoppare, la gioca verso la finta, il destro con Puca, che deve ancora impegnarsi con il piede, mentre c'è il fallaccio ancora di Mongelli. Punizione interessante per Machinette con il destro. Pallone ribattuto dalla barriera, rimessa a trave. Naddei. Pallone lungo che esce con deviazione, rimessa con le mani per Traplov. Naddei, esterno che non passa. Marenghi per Caiazzo, sale sulla destra Morabile. Arriva il numero 2 che prova la botta, ribattuta da Rossi, rimessa con le mani ancora per Morabile. Con le mani, Caiazzo controlla, la palla è uscita. Mongelli cerca il lancio lungo, sbagliato. Morabile, centrale per Puggioni. Prova a impostare, Naddei tocca, poi Mongelli alza il campanile e poi di testa libera. La palla è rimessa con le mani per ancora Machinette, che prova ad alzare i ritmi. Risultato sempre di 1-0. Mongelli chiude, rimessa ancora per i ragazzi in maglia rosa-viola. Trocchia in mezzo, Mongelli allontana ancora. E ancora rimessa. Tocca dito per De Pascale. Controlla, arriva Manzo su di lui. Aggressivo, ma non serve, perché Trocchia arriva a mettere questo pallone in aria, su cui arriva a smanacciare Puca. Poi c'è un contatto, la palla resta lì per Morabile. Poi un rimpallo, la palla non è uscita. Calcio d'angolo. Marenghi in mezzo, si ostacolano in due. E fallo di mano, tra l'altro, di Scialò. Calcio di punizione, quindi, che batte Puca. Balzano. Pallone perso.
troppo lungo questo pallone invece di Puggioni. Rossi allarga da Mongelli, porta palla, cerca il lancio lungo verso Manzo, impossibile da stoppare, troppo potente questo lancio. Puggioni allarga per Morabile, si fa vedere Marenghi, palla dall'altra parte da De Pascale, controlla e tocca poi per Puggioni. Puggioni con lancio lungo troppo. Mongelli centrale per Balzano, poi Rossi, c'è De Mena qui, palla ancora per Rossi. De Mena, contrasto, la palla alla fine è di Marenghi. Chalot prova ancora a cercare e trovare Marenghi che la rimette in mezzo così e così. Puggioni contro Manzo, Puggioni protegge, tocca per Pirone che va via col sombrero. Pirone accelera, Pirone sul fondo in mezzo, Rossi in gran chiusura e occhio alla ripartenza del trap love con Eddie Manzo che cerca e trova De Simone in mezzo, non controlla bene. E allora finisce così il primo tempo, 1-0 per Macchinette, autogol di Balzano. Tutto pronto per il secondo tempo di trap love contro Macchinette, 1-0 per questi ultimi che hanno trovato il gol con l'autogol di Balzano, ovviamente sfortunato in quell'occasione. 1-0 che ha resistito tutto il primo tempo e subito un'occasione per Pirone. Riparte Puggioni che prova a trovare e trova il taglio di Pirone col destro, ancora Puca, ancora in parata di piede a dire di no. Pirone, Puggioni, controlla, finta, poi la piazza, palo, sfortunato qui Puggioni. Lele, sale lui, Naddei, ancora per Mongelli, Balzano, Mongelli, ora si è creato un po' di spazio per salire, sale il centrale del trap love che tocca per Manzo, la sponda un po' imprecisa però è buona per Rossi che con l'esterno prova a lanciare, buona la palla per Balzano che si gira e questa è la prima vera grande occasione e bella azione per i trap love che sono riusciti per la prima volta in questa partita a creare un'azione dal basso e arrivare al tiro pulito. Occhio a Trocchia, finta su Manzo, accelera ma c'è Naddei che poi allarga, prova ancora per Manzo, prova a accelerare Manzo, palla per Naddei, tiro centrale. Uva, Marenghi, accelera, va via, palla dentro, Pirone, a vuoto Naddei, la palla che sta per uscire. Naddei guadagna una bella rimessa. Balzano cerca il pallone lungo sulla punta, c'è Puggioni a chiudere, poi Chalot per Trocchia che trova Puggioni ancora, Mongelli in chiusura, arriva alla fine Manzo, finta, poi la palla arriva a Naddei che sale sulla fascia, c'è De Simone che prova la finta e la giocata, non riesce. Pirone supera Naddei e Manzo, poi accelera, palla fuori, punizione per Macchinette con Morabile che prova a calciare da qui, palla che passa sotto molte gambe ma esce. Mongelli ha iniziato sicuramente meglio la gara in questo secondo tempo a trap love, creando già due tiri puliti, cosa che non era riuscita nel primo tempo alla squadra di Mongelli. Invece Macchinette che hanno avuto una prima grande occasione subito pronti via nel secondo tempo con Pirone, poi un po' spenti in questa seconda frazione. Di testa a Rossi, palla in fallo a tre. Rimessa per Marenghi, finta su Balzano, poi chiuso da due Marenghi, ottimo recupero di De Simone che si è fatto male. Si riparte con i trap love con un uomo in meno, è uscito per il momento De Simone dopo la botta subita nel contrasto di poco fa. Manzo protegge ma viene chiuso e allora riparte con
lasciato il macchinette, poi la finta di Marenghi, servito centrale Caiazzo, calcia, Mongelli ribatte, poi ancora Caiazzo, De Mena la perde, arriva la chiusura di Rossi. Palla lunga, cercare ancora Caiazzo, la fa scorrere, Caiazzo la mette con il piede ancora Puca, e poi De Mena la mette giù, pronto a rientrare De Simone, rimessa con l'esterno in avanti questa palla, anticipato però chiuso Manzo, Mongelli, Balzano la sfiora soltanto, ma Dedali, palla troppo centrale. Accelera Morabile, pallone chiuso, toccato da De Mena in rimessa con le mani, giocata dietro da Morabile, ancora rimessa. Mongelli salta di testa, pallone che arriva, provato al volo senza riuscirci, poi attenzione col destro schiacciato di Chalot. Manzo in acrobazia riesce in qualche modo a tenere questo pallone, Balzano però non controlla bene, alla fine Naddei prova al lancio lungo, Manzo mette il corpo davanti, palleggia, rovescia, palla al lato. Uva allontana, Balzano la rimescola subito avanti, male. Pallone arriva direttamente a Puca, controlla di petto Naddei, lancia lungo Manzo, al volo prova la sponda, poi un rinvio così e così, salta anche Manzo, arriva però Uva, finta di Morabile che poi pronto a ripartire, arriva quasi in zona tiro, la palla che ha preso un effetto stranissimo, Puca in controtempo ci ha messo il braccio, poi cerca il lancio lungo, nemmeno la mette giù, lancia Manzo, c'è il fallo di mano. Palla dentro, Mongelli deve allontanare, poi Naddei, arriva Puggioni, non controlla bene Morabile la palla, per Rossi che con le mani pronto a rimettere in gioco questa sfera verso Manzo che viene un po' spinto di mestiere, calcio d'angolo, calcio d'angolo De Simone in mezzo, poi al volo Rossi e Manzo non riesce a correggere in porta, poi c'è fallo. Naddei recupera palla, poi la fa passare, Manzo protegge, cerca di girarsi, tocca dentro per De Mena che prova a calciare, deviazione, calcio d'angolo, provano a salire tra Plov, una partita molto chiusa, molto bloccata, risultato sempre di 1-0 per la macchinetta che l'ha sbloccata nel primo tempo con un autogol. Cross in mezzo, palla che poi viene buttata lontanissimo, occhio che diventa un tiro, palla fuori. De Mena si lancia, chiuso però da Morabile che esce bene, palla al piede, poi Suola, Naddei chiude di tacco, arriva Marenghi che prova a imbucare per Pirone, non trova però lo spazio giusto, Naddei lungo, non ci arriva nessuno dei suoi, De Pascale appoggia per Uva, Puggioni pressato da De Mena, tocca lungo, chiuse però e recupera la Traplov, Manzo calcia di sinistro, centrale, Morabile apre per Marenghi, a spazio Marenghi, centrale, pirone di prima per l'arrivo di Puggioni, tiro rimpallato, allora riparte in contropiede la Traplov che ha un po' di spazio, un 3 contro 3, 3 contro 4 ora, Manzo la tocca nel momento sbagliato, Morabile sale, palla che arriva direttamente a Marenghi, si gira,
Trocchia, pallone per Puggioni. Occhio al rimpallo che favorisce Manzo. Manzo, non c'è nessuno. Volabile. Finta. Passa, poi inciampa sul pallone, ma c'è il fallo precedente. De Pascal. Puggioni. Cagazzo non riesce a fare la sponda. Poi il pallone rimpallato, arriva Naddei. Manzo controlla in mezzo al campo. Prova a girarsi. Tocca per Rossi. Va via Rossi. Passa Rossi su Marenghi. Poi Morabile cerca il lancio lungo, forte. Quasi rischia. Poi Marenghi alla fine esce benissimo. Pirone. Finta. Uno contro uno. Supera l'avversario. Supera il secondo. Poi palla dentro ribattuta. Alla fine Naddei. Naddei sempre. Allarga. Male. Perde Simone. Solo. Puggioni. Palla lunga. Sbagliata. Naddei. Trova De Mena, lo stop è buono, passa De Mena, tacco, sbagliato, e allora Pirone, cambia tutto ma anche lui sbaglia, Naddei riparte, alimenta la nuova azione per i trap love, De Simone dentro, chiude, bene, Trocchia e poi Uva per il lancio lungo, non c'è nessuno, occhio a Puggioni che ha regolato palla e parte, va via Puggioni. Ha superato Balzano, pallone dentro. Puca controlla con i piedi e poi con le mani. Rossi rischia. Bravo Pedri, dai, non mollare. Messa con le mani, ancora Rossi. Verso Manzo. Controlla, si gira bene. Poi però è chiuso da due. E allora Marenghi, pronto ad accelerare. Tocca per Pirone. Controllo non buono. L'appoggio nemmeno, ma non c'è nessun avversario. Lancio verso Marenghi che fa una sponda involontaria. Sinistro di Cagazzo. Sbilenco. Mongelli rischiano un po' i trap love, poi escono. Naddei. Cambia tutto. De Mena. Tocca centrale, non c'è nessuno di su. Naddei, 1-2 con Rossi. Naddei. Poi De Mena anticipato. Recupera Balzano. Addosso all'arbitro. Tiro fuori. Ultimi minuti di questo match. Sempre 1-0. Mongelli a vuoto spinto. Naddei. Allontana la difesa. Poi c'è il regolo di Balzano, chiuso, Puggioni, calcio al piede. Sale, Machinette con il pallone dentro, allontana la difesa del trap love, poi il destro, ribattuto e alla fine è calcio d'angolo, anzi no, è fondo. Rossi, pallone per Balzano, allarga, ma non c'è nessuno, c'è Pirone che riparte, destro, Puca, poi Marenghi da solo, Marenghi, Mongelli, Mura, clamorosa occasione per il 2-0. Angolo, pallone in mezzo, Pirone, salta ma non indirizza. Naddei, lancio lungo, arriva Uva sul pallone. Uva, pallone lungo, Naddei protegge l'uscita, fondo. Puca accelera le operazioni. Mongelli, siamo nel finale.
Esiste il gol di vantaggio per la macchinetta. Manzo, Mongelli, pallone per Manzo, lungo, c'è fallo. Mongelli di testa esce, rimessa con le mani ancora per macchinetta. Morabile con le mani, ancora Mongelli in chiusura. Morabile, Marenghi, tocca ancora in profondità, Mongelli protegge e fondo. Naddei, cambio di gioco perfetto, nemmeno la mette giù, poi si appoggia a Rossi che sale, centrale, anzi dall'altra parte il pallone per Naddei. Manzo, pallone un po' così e così, Manzo alla fine comunque riesce a conservare il possesso, chiusura di Caiazzo. Esce bene Macchinetta che prova a impostare con Pirone che allarga per Morabile, un pallone un po' lungo, ci arriva Morabile, cross dentro, Mongelli in chiusura. Pirone non controlla, Puca, Rossi, lancio lungo verso nessuno, fallo di Simone che poi allontana via il pallone. Morabile non è un buon controllo, ma guadagna comunque la rimessa con le mani. Un minuto al termine di questo match. Pirone tocca per Marenghi che prova ad andare via, pallone arriva alla fine in fallo laterale, sì, sempre per Macchinetta che conserva il possesso. Marenghi ancora in mezzo al campo, a spazio, calcia e ancora Puca a dire di no. Calcio d'angolo, battuto vicino, la mantengono lì Macchinetta con Pugioni che poi tocca per Caiazzo. Inciampa sul pallone, da terra riesce a toccarla per Marenghi col destro, ribattuto. C'è poi il destro ancora in aria. Alla fine arriva De Pascale che prova a lanciarsi, Mongelli se lo fa passare, la palla è uscita. Finisce qui il match 1-0 per Macchinetta. Allora siamo qui con Pirone e Naddei, 1-0, vittoria di misura, partita molto bloccata, molto chiusa. Alla fine la spunta il Macchinetta, partiamo però dai Trap Love, altra sconfitta, questa ben diversa dall'ultima. Sì, è stata più sudata, il pallone girava, dovevamo solo trovare il gol. Insomma, quello che è mancato, solo il gol oppure ancora qualche aggiustamento da fare? Un po' più di grinta ci vuole in mezzo al campo. Mancava ancora qualcuno oppure questa è la squadra? Mancano un paio di titolari, sì, che non ci vanno. E insomma, l'appuntamento con la vittoria... La prossima arriverà, sì. Grazie a Naddei, in bocca al lupo a te, in bocca al lupo al Trap Love, passiamo a Macchinetta. Allora, prima volta che vi faccio intervista, non avevo visto, mai visto come squadra, siete nuovi, no? Insomma, sì, all'esordio del nostro circuito. Vittoria, non so, nelle altre partite cosa avete fatto? Abbiamo vinto la prima 3-1. Avete vinto anche quella, quindi 6 punti, punteggio pieno. Sì. Vittoria però, insomma, abbastanza tirata. Sì, non abbiamo giocato come sappiamo, non abbiamo giocato tanto bene. Abbiamo creato parecchio, però secondo me la palla l'hanno avuto più tempo gli avversari, questo non va bene. Quindi dobbiamo migliorare questo aspetto, dobbiamo far vedere di più in primis io, che insomma il primo tempo bene, il secondo tempo un po' così e così. L'importante è che abbiamo vinto, nonostante abbiamo fatto una grande prestazione, secondo me. Quindi ci rifaremo dal punto di vista della prestazione, però l'importante è che abbiamo portato i 3 punti. Allora, 6 punti in 2 partite, quali sono gli obiettivi per quella squadra? Noi guardiamo partita in partita, poi sappiamo quali sono le nostre potenzialità. Possiamo fare molto meglio di così e quindi puntare in alto, secondo me. Allora, grazie anche a Pirone, in bocca al lupo a te, in bocca al lupo a tutto l'FC Magnet. Siamo pronto con GB Tocala e belli de nonno, eh. State connessi, Sbordone League sempre, tutta la domenica.